Abbiamo sempre detto che qui si coltiva l'acqua. È così oggi, è così da sempre. Acqua che arriva dai fiumi, attraverso una fitta rete di canali, passa dai grandi sistemi come il canale Cavour ed entra nei campi. Così. E la aspettiamo ogni primavera, mentre lentamente cambia volto al paesaggio. Usiamo, ma non la sprechiamo. L'acqua entra nel sistema, allaga le risaie e poi, quando il riso comincia a crescere, ritorna nei canali e nei fiumi da dove è venuta. La risaia è una sentinella che sorveglia il territorio. Lo chiamano presidio ambientale. Per noi è il nostro paesaggio. Perché quando parliamo di riso, non stiamo parlando solo di un comparto, ma di un vero e proprio sistema che comprende territorio e mondo agricolo. Ed è uno scenario che sta già guardando avanti, all'agricoltura del futuro, a pratiche che, grazie alle nuove tecnologie e alle tecniche di precision farming, ottimizzano le produzioni nel rispetto dell'ambiente. Abbiamo l'esperienza, abbiamo la tecnologia, ma sappiamo usarla davvero come uno strumento, perché le macchine hanno imparato da noi. E se occorre, sappiamo ancora fare le cose come una volta, con le nostre mani. Esiste una memoria del riso ed è conservata qui, qui dove il riso lo chiamiamo per nome. Nella banca del germoplasma sono conservate circa 1500 varietà di riso dal 1850 a oggi. Questa è memoria viva, non è un museo. Spesso per immaginare una varietà futura, partiamo da qui, da quello che conosciamo del passato. Più che una tecnica, è il nostro modo di pensare. Qui non si fanno OGM, lo diciamo subito, ma varietà ottenute attraverso incroci per rendere le piante più resistenti e cercare di migliorare le tecniche di una risicoltura sempre più sostenibile.
Ci prendiamo cura di questi semi di futuro, sapendo che il filo sottile che tiene insieme i campi, la gente che ci lavora, i laboratori della ricerca, i ristoranti, è un tessuto connettivo importante. È un sistema che deve stare in equilibrio. Perché dopo la raccolta, il riso italiano possa raggiungere la tavola sapendo di essere il miglior prodotto possibile. Non un semplice riso, ma un riso che si può chiamare per nome. Carnaroli, Baldo, Sant'Andrea, Arborio, Ribe, Vialone Nano. Un riso da conoscere e riconoscere. Grande, perché unico.